chiede più attenzione in difesa e in copertura. Poi c'è Giulio Cesare Bregoli, difesa che si suol dire essere il termometro della squadra. In effetti può provare a caricarsi proprio riuscendo in un paio di difese in più la formazione bianco-blu. Raschi spinge in quattro per Jamila Nizetic, che lascia passare il pallone per garantirsi uno spiraglio in parallela. Parallela trovata alla grande dalla schiacciatrice con la casacca numero 3. Allora adesso il turno di Vittoria Piani, fasi caldi del secondo set, con Villani che spedisce direttamente dall'altra parte, ma il pallone è passato fuori dalla stina, allora si può giocare. Friball adesso con l'appoggio di Quiligotti. Raschi in quattro, di nuovo da Nizetic, contenuta dal muro. Bosio per l'attacco di Casot, che picchia forte ma non fa i conti con Beatrice Berti. Questa volta ha letto bene le intenzioni di Francesca Bosio, anzi è stata proprio Raschi che, quando si tratta di mettere le mani dall'altra parte contro la formazione chiarese, ci mette qualcosa di suo. Allora contro sorpasso di Trento con il pallone che viene sanzionato out, ma c'è stato, a detta delle giocatrici, il tocco di Kaia Grobella, che nel tentativo di scansarsi sul suo movimento per andare a effettuare la rincorsa da posto 1 è stata colpita dal servizio di Piani, indirizzato decisamente out. E allora si va avanti con l'esplosione da parte di Giulio Cesare Bregoli, che vuole chiamare un video check sulla probabile pestata di Vittoria Piani al servizio. Prova a spiegarsi Kaia Grobella con Beatrice Cruccolini. Capitano in campo la numero 8 in assenza di Perinelli. È decisamente falloso il servizio da parte di Vittoria Piani, che dopo l'ace fortunoso si lascia scappare un lancio troppo avanzato. Bregoli aveva in qualche modo ragione a sbraitare per interrompere il gioco immediatamente. Allora punteggio che si riaggiusta. Mentre si deve attendere per riprendere con il confronto ancora tra Saltalippi e Bertini. C'è qualcosa da aggiustare a punteggio in questo momento, 17-16 per la Reale Muta, finirà a Chieri 76, ma forse non è stato tenuto conto del servizio vincente da parte di Berti. Ancora il confronto di Saltalippi con il refertista, bisogna capire se tutto è stato segnalato correttamente. Provano a ricostruire quanto avvenuto. Dovrebbe essere ace da parte di Piani con la toccata di Kaia Grobella, è stata colpita, e poi a seguito di quello c'è stato il tocco della linea al servizio per l'opposto di Trentino. Anche lei alla sua terza stagione a Trento, dove ha vinto anche una Coppa Italia a 2. Ancora si discute prima di riprendere il gioco al Palafenera. Allora intanto noi andiamo a guardare com'è la situazione sugli altri campi. Vantaggio anche nel secondo parziale per Scandicci su Busto, 23-18, conduce anche Bergamo 21-16 sul campo di casa con Casalmaggiore. Più equilibrio nel secondo set per quanto riguarda Vallefoglia e Cuneo, ma la formazione ospite, l'altra
piemontese insieme all'Igor Novara è riuscita a conquistare anche il secondo parziale, quindi conduce adesso 2-0 in trasferta con megabox ondulati del Savio Vallefoglia. Ancora si attende prima di riprendere il gioco con Saltalippi che cerca di spiegarsi con Matteo Bertini. Con Beatrice Curcolini che richiama il primo allenatore, forse desidera riprendere a giocare senza, evitando ulteriori confronti tra allenatore e arbitro. Allora c'è bisogno di un dialogo privato tra i due direttori di gara.